Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi continuiamo la serie che abbiamo iniziato un paio di giorni fa verso la scoperta delle varietà geometriche, delle azioni di gruppo e verso qualche esempio classico della meccanica, della fisica, che andremo sostanzialmente ad analizzare da un punto di vista matematico, geometrico e dinamico, parlando di gruppi, di azioni di gruppo e di cose ad esse simili e collegate, diciamo. Tuttavia, come ti ho anticipato, per poter parlare di varietà, differentemente da quello che abbiamo visto ieri, quando abbiamo parlato di superfici, è necessaria una struttura maggiore sullo spazio che andiamo a considerare. In particolare è necessaria una struttura di topologia, una struttura topologica. Quindi oggi vediamo abbastanza in breve cosa si intende per spazio topologico e andrò a specificare una delle varie proprietà dell'immenso mondo della topologia, che ci serve almeno da un punto di vista tecnico, giusto per sapere di cosa si sta parlando, che è la proprietà di essere uno spazio topologico di Hausdorff. Ma questo lo vedremo dopo. In realtà si può benissimo intuire che cosa si intenda per varietà anche senza saper bene da un punto di vista tecnico quello che stiamo vedendo in questo video, diciamo. Tuttavia, se vuoi avere un'idea un po' più chiara, anche da un punto di vista matematico, degli oggetti che andremo a tirare in ballo, di sicuro sapere cos'è uno spazio topologico ti è utile e fondamentale, direi. Quindi, intanto partiamo dalle basi. Che cos'è uno spazio topologico? Mentre ieri abbiamo visto che una superficie è una mappa, un'applicazione, ora uno spazio topologico è una coppia ordinata di due elementi, uno x e uno et. Chiaramente si tratta di una notazione. La cosa importante è il significato di questi due simboli. Infatti, x che cos'è? È un insieme, una collezione di elementi. T è invece una topologia su x. Mi dirai, ok, chiaro, se parliamo di spazi topologici, il concetto di topologia servirà, però che cos'è una topologia? E quindi andiamo a vedere cosa si intende per topologia. Non è eccessivamente complicato come concetto, almeno da un punto di vista introduttivo. Infatti, una topologia T su un insieme X è una collezione di sottoinsiemi, quindi è un sottoinsieme dell'insieme delle parti di X, magari questo lo scrivo che può essere utile, T è un sottoinsieme dell'insieme delle parti di X. Infatti, per esempio, c'è una topologia che è la topologia che include tutti i sottoinsiemi delle parti e questa è appunto accettabile in quanto topologia perché rispetta le tre proprietà che andremo a vedere dopo. E questa collezione di sottoinsiemi però deve soddisfare qualche proprietà, altrimenti la sceglieremmo a caso, no? E non ci aiuterebbe a dare struttura all'insieme stesso. Cosa sono queste proprietà? Beh, intanto diamo un nome a questi sottoinsiemi, vengono chiamati aperti dell'insieme X rispetto alla topologia T e questi aperti devono soddisfare queste tre proprietà. In primo luogo, l'insieme vuoto e l'insieme X stesso devono essere aperti, ovvero devono appartenere all'insieme T. Poi, cos'è che dobbiamo avere? Dobbiamo avere che la seconda proprietà vale, ovvero che data una collezione arbitraria di elementi che stanno in T, infatti, T potrebbe potenzialmente avere anche infiniti elementi al suo interno, e dopo ne vedremo un esempio sulla retta reale, abbastanza semplice e che conosci già di sicuro. Se prendiamo questa collezione di elementi, qui ho denotato con I maiuscolo, questo qui, un insieme che sta per un insieme di indici, che potrebbe essere un sottoinsieme di R, potrebbe essere un elenco di oggetti, di numeri, potrebbe essere quindi 1, 2, 3. Potrebbe essere qualunque collezione o sottoinsieme di R. E questa collezione di oggetti che stanno in T, se li andiamo a unire, ci restituiscono un altro elemento che sta ancora in T. Quindi diciamo che la topologia deve essere chiusa rispetto ad unioni arbitrarie di suoi elementi. E poi vi è una terza proprietà che dice che presa una qualunque coppia di elementi A e B in T, una qualunque coppia di aperti, allora anche la loro intersezione deve essere aperta, la loro intersezione deve stare in T. Chiaramente questa è una proprietà ridotta ai minimi termini, però ci dice qualcosa di più. Infatti non si limita a dire solo che intersezioni di due aperti sono aperte, è aperta, diciamo, ma in realtà
Si può generalizzare dicendo che intersezione finita di aperti è ancora aperta. Infatti, vediamo solo la generalizzazione al caso di tre elementi, è molto semplice. Se abbiamo che A, B e C stanno in T, allora se vale la proprietà 3, possiamo scrivere che A intersecato a B intersecato a C si può raggruppare in questo modo, con questa proprietà associativa. Ma B intersecato a C lo possiamo chiamare D e quindi è come scrivere A intersecato a D, ma per la proprietà D, 3 diciamo D sta in T, è un insieme aperto perché è un'intersezione di una coppia di aperti, ma allo stesso modo anche A intersecato a D deve essere aperto perché è intersezione di una coppia di aperti, quindi anche questo sta in T. E si può generalizzare a n elementi, l'importante è che questa sia una collezione finita di aperti, di cui andiamo a prenderle in intersezione. Ora, vabbè, cancello questo che rischia di fare un po' di casino per niente. E vediamo un'altra terminologia, un'altra notazione. I complementari degli insiemi aperti sono detti chiusi. È una cosa abbastanza intuitiva e ci terrei a specificare che la definizione di spazio topologico che abbiamo appena visto non è l'unica. Si potrebbe definire uno spazio topologico a partire dal concetto di chiuso, o in altro modo si potrebbe anche far sempre riferimento al concetto di aperto, però non parlare direttamente di cos'è un aperto, ma far riferimento ai punti dell'insieme X e parlare dei suoi intorni. Intorni che adesso non andremo a definire, però sono comunque elementi che probabilmente avrai incontrato in qualche corso, se hai seguito qualche corso universitario. E da un punto di vista geometrico puoi vederli come delle palline che contengono il nostro punto, diciamo. Ma andiamo oltre. Chiaramente, se abbiamo definito in questo modo gli insiemi chiusi, cos'è che abbiamo? Quello che è scritto qua in azzurro, se A è un insieme aperto, che equivalentemente, come abbiamo visto prima, vuol dire che se A sta in T, allora il suo complementare è chiuso. Quindi x meno A, che è il suo complementare, è chiuso. Ok. Bene, passiamo a due esempi e poi definiamo cosa si intende per spazio topologico di Hausdorff per concludere il video. Intanto c'è l'esempio più semplice, l'esempio 1 che è la topologia banale. Preso un qualunque insieme X, una qualunque collezione di elementi, possiamo definirne una topologia banale come T che è dato da X e il vuoto. Infatti, se mettiamo solo questi due insiemi, soddisfiamo tutte le tre proprietà. Quindi, infatti, la prima è soddisfatta, visto che T è fatta solo dal vuoto e da X, e quindi di sicuro loro ci stanno in T. Poi, la seconda, una collezione arbitraria, data una qualunque collezione di elementi in T, la loro unione sta ancora in T. Ma quali sono le possibili situazioni in questo caso? O andiamo a unire infinite volte l'insieme vuoto e otteniamo ancora il vuoto che sta in T, o infinite volte x o anche un numero finito di volte x e quindi otteniamo ancora x che sta in t, o in alternativa andiamo a unire un miscuglio tra insiemi vuoti e x, quindi il risultato sarà ancora x che sta in t. Allo stesso modo cos'è che abbiamo? Che l'intersezione di due elementi in t è necessariamente o uguale a x o uguale al vuoto. E questi due sono gli unici elementi di T, quindi anch'essa è soddisfatta, e quindi questo è uno spazio topologico ben definito. Puoi chiederti probabilmente se questo può essere una struttura interessante da dare a un insieme, e la risposta è che dipende da cosa ti interessa fare. Infatti, se ti interessa, per esempio, dimostrare che una data proprietà valga per uno spazio topologico in generale, potrebbe essere utile usare questo come caso particolare, come controesempio, è una cosa spesso utilizzata. Allo stesso modo si utilizza anche spesso come controesempio la topologia discreta, che è quella che ti ho anticipato prima, in cui si va a prendere come topologia l'insieme delle parti di x, e quindi tutto è aperto sostanzialmente. Questi sono i due classici controesempi per dimostrare alcune tesi interessanti nel campo della topologia o anche dell'analisi in generale. Poi vediamo un secondo esempio che ti è di sicuro più familiare, che è quello della topologia euclidea su R. Di sicuro sai che cosa si intenda per intervallo della retta reale.
Infatti, se io ti dico prendi tutti i numeri reali che stanno tra 0 e 1, estremi esclusi, a volte già dalle superiori lo si denota come l'insieme 0,1 con le parentesi tonde, o in certe altre circostanze si usa anche quest'altra notazione con le parentesi quadre ribaltate, dipende un po' dalla notazione, dalle scelte. Comunque stiamo andando a riferirci allo stesso insieme. Bene, questo è l'elemento fondante della topologia euclidea sulla retta reale e in realtà si potrebbe poi estendere anche a un qualunque spazio euclideo R2, R3, Rn in generale, definendone una struttura prodotto un po' come abbiamo fatto per i gruppi definiti su strutture prodotto un paio di giorni fa. E se ti sei perso il video magari puoi andare a recuperartelo. Ma comunque definiamo questa topologia euclidea. Lo spazio topologico su R associato alla topologia euclidea è denotato in questo modo con R e T, dove T è questa topologia euclidea che è fatta da tutti gli intervallini AB con A minore di B e A e B numeri reali che non ho scritto, AB in R, e quindi hanno tutti questa forma che ho scritto qui. Questa è la retta reale, ho messo lo 0 giusto per riferimento, ho preso una qualunque coppia di elementi AB numeri reali, la porzione della retta reale tra essi inclusa è detta aperto. Questa è una struttura classica che si può andare a definire in maniera abbastanza naturale e forse è più conveniente per una questione diciamo di notazione, includerci anche l'insieme vuoto, perché visto che andiamo a fissare che A deve essere minore di B, altrimenti l'insieme vuoto non vi appartiene. Se andassimo invece a dire che a prendere qualche altra notazione, per esempio che se prendiamo B più piccolo di A, allora l'intervallino AB è vuoto, allora si potrebbe dire che la topologia sarebbe già ben definita senza aggiungere l'insieme vuoto. In alternativa, comunque, qui abbiamo questa struttura. Ok, ora proseguiamo e chiudiamo il video, diciamo, con questa definizione di spazio topologico T2 o più formalmente spazio di Hausdorff. Questa sarà una delle ipotesi tecniche che andremo ad aggiungere nella definizione di varietà differenziabili o varietà geometrica in generale. E per cui è bene vederla, giusto per sapere di cosa si sta parlando e che non è nulla di impossibile, diciamo. Quindi, questo spazio topologico di Hausdorff è intanto una coppia XT, ovvero uno spazio topologico, che deve soddisfare qualche ipotesi aggiuntiva. In particolare, l'idea è che siamo in grado di separare i punti, di separare gli elementi di X con insiemi appartenenti a T. Ovvero, per ogni coppia di punti x e y in x, come ho scritto qui, supposti uno diverso dall'altro, devono esistere due insiemi aperti U e V, quindi due U e V elementi della topologia T, tali che x appartiene ad U, y appartiene a V, quindi appartengono ai due aperti a priori separati, e in più questi due devono essere disgiunti, ovvero l'intersezione tra U e V deve essere vuota. Questo è il motivo per cui si parla di topologia T2 quando si dice che questa topologia è in grado di separare i punti. Infatti, questo è uno degli assiomi di separabilità. Si potrebbero specificare altre proprietà diciamo dello spazio topologico a livello appunto della qualità di separazione che questa topologia è in grado di definire su un insieme X. Ma direi che non è il caso adesso di addentrarci in queste cose, anche perché comunque non le ho mai approfondite eccessivamente neanch'io, quindi non sarei di sicuro la persona giusta che potrebbe parlartene, diciamo. Vediamo invece un paio di esempi che di sicuro ci chiariranno questo concetto. Partiamo da un esempio di topologia di Hausdorff, che è lo spazio topologico definito prima sulla retta reale degli intervallini, quindi la topologia euclidea. Questa è T2 e lo vediamo giusto in maniera intuitiva. Infatti qui ho preso due punti X e Y che sono denotati qui con due pallini blu sulla retta reale.
E si vede abbastanza chiaramente che si può prendere un intervallino qua a sinistra che contiene x, ma non contiene y. E nello stesso modo un intervallino qua a destra che contiene y, ma non contiene x, e non solo. I due intervallini sono separati, non vi è intersezione. Per costruirli puoi fare un po' quello che vuoi, puoi per esempio prendere il punto medio e prendere un punto intermedio tra x e il punto medio tra x e y come estremo di destra e qualcosa di simile anche per y, o comunque si vede abbastanza in maniera intuitiva graficamente cosa stiamo facendo. Può essere che non ti sia chiaro quale, a questo punto quale sia un caso in cui non siamo in grado di separare i punti. Infatti siamo abbastanza abituati a dire che si può sempre separare un punto da un altro. Da un punto di vista geometrico, quantomeno. Però torna in gioco, diciamo, uno dei casi particolari che abbiamo visto prima, che è la topologia banale. Questa infatti non è T2. Infatti, se noi prendiamo una cosa, ti ricordo intanto che la topologia banale aveva solo il vuoto e x come insiemi, come elementi della topologia, come aperti. Perché questa non è di classe T2? Non separa i punti, diciamo. Perché presa una qualunque coppia di x e y, uno diverso dall'altro, nell'insieme x qualunque, l'unico aperto a cui entrambi appartengono, o comunque a cui ciascuno di essi appartiene, è x. Quindi l'unica possibile strada da seguire è quella di fissare sia u che v uguali ad x, come ho scritto qui, no? Questa è l'unica possibile scelta, però se cerchiamo di soddisfare le prime due richieste della nostra definizione, di sicuro la terza salta. Infatti, se fissiamo U e V in quel modo, di sicuro U intersecato a V è diverso dal vuoto, perché è uguale ad X. Ok? E quindi qui salta la terza proprietà e di conseguenza il nostro spazio topologico banale non è T2, non è di classe Hausdorff. Ok? Non vale la pena, diciamo, per il momento dilungarci su questi argomenti. Volevo però, appunto, come detto prima, farti capire, nel caso tu non abbia mai visto nulla di topologia, cosa si intende quando si fa riferimento a spazio topologico di Hausdorff, e quindi avere in chiaro quantomeno un paio di esempi, quelli che abbiamo visto, nel momento in cui parleremo di deve esserci una struttura topologica su questo insieme per definirlo varietà topologica e dopo anche varietà differenziabile, come vedremo, almeno tu sai di cosa si sta parlando e che c'è un mondo dietro, quello è chiaro, però è un po' come tutti i settori della matematica, devi fare delle scelte in base a quello che ti interessa e gli altri, l'importante è che comunque tu sappia che c'è appunto un mondo dietro, sappia come orientarti per poter approfondire eventualmente quei concetti, però è impossibile saper bene ogni settore, cioè è impossibile appunto, e te ne rendi sempre più conto mano a mano che vai avanti con gli studi. Benissimo, ti ringrazio se sei arrivato a vedere il video fin qui, se hai ancora qualche domanda o qualche suggerimento per eventuali video in futuro, lasciami pure un commento sotto al video. Iscriviti al canale se può farti piacere, come al solito, rimanere aggiornato sui nuovi video più o meno quotidiani che faccio. E niente, ti ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!